Pensate se fosse vero che l'esistenza ci sostiene. Qual è il problema? È che questa è una realtà e non è un'ipotesi. La vita ci sostiene. È vero, a volte accadono cose che noi possiamo definire spiacevoli, a volte ci accadono cose che possiamo definire piacevoli, non è così? Ma chi siamo noi in questo preciso istante? Adesso proprio, adesso. Perché voi sapete che esiste solo adesso. Non è così? Direbbe Gesù, non sapete neanche contare i capelli che avete in testa, volete pensare a come sarà il vostro futuro. Guardatemi un po' per quello che siete adesso, così. Né belli, né brutti, né buoni, né cattivi, quello che siete adesso. Non è forse il risultato nel bene e nel male di tutto quello che è successo, istante dopo istante, in questa esistenza, non è così? Chi di voi vuole stare lì a sindacare? Sì, però il mio ex marito, il mio fidanzato, però sul lavoro. Siamo qua tra di noi, la nostra anima è presente, ci sentiamo in pace, non è così? Siamo tranquilli. È così difficile pensare adesso, in questo momento, che tutto quello che ci è successo nel corso della nostra esistenza in realtà era perfetto. È così difficile. Dobbiamo proprio andare a rimuginare perché lui mi ha fatto, lui mi ha detto. Dobbiamo proprio vivere una vita di povertà intellettuale, di povertà spirituale, di elemosina. E questo è il nostro destino, e questo è ritornare bambini. Sarei felice, ma lei mi ha lasciato, lui mi ha detto, lui mi ha fatto, l'altro mi ha portato via dei soldi, l'altro mi ha graffiato la macchina. Oh, Signore mio. Non vi rendete conto con chiarezza che queste sono stupidaggini senza senso? Perché l'unica cosa che conta è adesso, in questo preciso istante, voi siete esattamente la somma globale di tutti i momenti che avete vissuto. Avete bisogno di qualcosa adesso, vi serve qualcosa. Abbiamo mangiato delle cose buonissime. C'era anche un vinello buonissimo. E di cosa abbiamo bisogno? Sì, Max, però poi dobbiamo tornare a casa, lì però dopo domani devo pagare le bollette, domani. Forse. Guardate che se voi non riuscite a percepire questa cosa così semplice, beh, scordatevi di ritornare bambini. Che i bambini sono così, sono esattamente come vi sto descrivendo ora. Non potrei neanche dirlo a un bambino, perché mi guarda e mi dice, ma che discorsi stai facendo? Non riuscirebbe neanche a capire, perché per lui è una normalità vivere nel presente, non è così? Vivere in questo stato di spensieratezza. Ciò vuol forse dire che domani non avrete delle piccole sofferenze? O forse detto questo, Gesù forse detto questo, guarda che andrà tutto bene? No! Ma esiste un atteggiamento per interpretare le cose che arrivano. Non è così? E allora facciamo insieme questa riflessione che secondo me è bellissima. Qualcuno di voi diceva stasera, ma è difficile, ma più è difficile e più noi possiamo diventare eroi, combattenti. Non dobbiamo aver paura della vita. Domani ci accadrà qualcosa di buono? Perché no? Qualcosa di bello? Incontreremo l'uomo della nostra vita? Oh, che meraviglia! Tutti felici così. Oppure incontreremo il fidanzato che ci farà
farà soffrire, ci farà girare le balle? Chi incontreremo domani? E come si fa a vivere dicendo speriamo che incontro un uomo bravo, che sia bravo? Ma che vita è? Ma cos'è questa cosa? Ma che coraggio c'è? Quale eroismo c'è? Nella paura di affrontare qualsiasi tipo di situazione, è questo. Ma cosa importa cosa succede domani? Cosa c'è domani? Ecco cosa vuol dire un piccolo aspetto, un piccolo frammento del ritornare bambini, la spensieratezza. Vedete la distanza che c'è tra la spensieratezza e la preoccupazione. Ma senza preoccupazioni, Max, dopo come faccio? Perché se non mi preoccupo, poi allora, poi cosa faccio? Ragazzi, è Gesù che dice questo, non sono io. Lui dice non preoccuparti di ciò che mangerai, e tu dici sì, però poi. Voi dite quello che volete. Attenzione, perché stasera avete imparato una cosa rivoluzionaria, che se voi insistete a rinnegare questo insegnamento, attenzione perché ritornerete bambini, ma facendovi la cacca addosso, attenzione, non sottovalutate questa riflessione che stiamo facendo. Stasera dovreste capirlo con precisione, sarebbe già tantissimo se voi capite con precisione che la vita è per certi aspetti matematica. Se ti comporti in un modo avrai esattamente quello che semi. Se sei affezionato alle tue preoccupazioni, avrai le tue preoccupazioni. E quando arriveranno non le saprai affrontare, perché ne hai paura. Voi in questo momento vi state organizzando la vita per vivere nell'elemosina, nella povertà, oppure vivere nella spensieratezza e nella meraviglia. Ma che bella cosa che vi sto dicendo, ragazzi. Vi sto dicendo che la meraviglia dipende da voi. Non da quel pirla di quel fidanzato che dice speriamo che trovo un fidanzato. O dalla vostra fidanzata che vi ha lasciato o che non vi ha lasciato. Lì la meraviglia è scomparsa. E un po' alla volta sarete travolti da queste preoccupazioni. E fino a che siete giovani avete le energie per affrontare questo tipo di inghippi. Ma poi un po' alla volta mollerete, non avrete più le forze. E entrerete in uno stato di demenza senile. Mi sembra abbastanza chiaro. Allora, qual è l'atteggiamento che adesso possiamo coltivare tutti qua insieme, no? Cosa possiamo dire all'esistenza? Possiamo dire vieni avanti, vieni su. Vi ricordate il mitico Bruce Lee quando affronta i suoi nemici? Si mette lì davanti e dice vai, vieni. Fantastica questa cosa, anche lui era un numero 5, anche lui era un essere pieno di luce, un essere che aveva le idee chiare, è durato poco ma aveva le idee chiare. Be water, water my friend, sii come l'acqua, amico mio. Fantastico, altro che Kung Fu, io ero completamente illuminato. Bellissimo, sì come l'acqua, adattati a ogni recipiente. E quando aveva un avversario diceva vieni, magari era il doppio di lui, non è così? Diceva vieni avanti, vieni. E noi dobbiamo sviluppare questa forza. Adesso lo dovete fare, non domani. E vedrete che se voi prendete questa decisione, poi vedremo se la rispetterete o no, ma se adesso prendete questa decisione di affrontare la vita per quello che è e di ringraziare l'esistenza per qualunque cosa vi dia domani, forse una giornata carina o forse una giornata un po' piena di problemi, perché no, ma cosa ve ne frega? Cosa vi interessa domani come sarà la giornata? Perché voi avete un cuore ridondante di forza. La vita vi dà quello di cui avete bisogno. Questo è un altro punto che dovete capire, accidenti.
Non è che domani ti succede qualcosa che tu dici, ma proprio a me, sempre a piagnucolare, sempre a lamentarsi. Domani avrai esattamente quello che, di cui hai bisogno. Punto e basta. Gesù ti dice non ti preoccupare perché il Padre sa ciò di cui tu hai bisogno. Lo so che si fa fatica a capire, ma è così semplice in realtà, è così lineare, è così logico. Non è qualcosa, non è cinese o arabo, è un discorso così logico, così semplice. Ma ci sono dei momenti, Max, nel passato in cui il Padre non mi sosteneva, che ho sofferto tanto. Hai sofferto tanto perché sei un testone. Perché non hai visto la realtà davanti ai tuoi occhi. Perché hai interpretato la spensieratezza come un difetto. Perché ti sei irrigidito. Perché hai pensato che le altre persone fossero al tuo servizio. Ah, una fidanzata mi ha lasciato. Ma le persone vanno, vengono. Perché hanno un destino. A volte il destino di quella persona corrisponde al tuo e poi a volte non corrisponde più. Se ti irrigidisci, perdi il regno dei cieli, ti ammali e un po' alla volta non capisci più niente, molli perché non hai più le forze per sostenere questo tuo rimbambimento, perché sei tu che ti organizzi l'esistenza. Non è così chiaro, non è così evidente. Allora bisogna conoscere i principi spirituali, un po' alla volta vi sto raccontando, i principi spirituali più semplici, proprio più semplici. Nessuna persona, nessun essere umano può appartenere a un altro essere umano. Basta. Punto. Domani incontri una persona che ti piace, e beh, vi scambiate un bel bacetto, vi accarezzate e forse il giorno dopo non sarà più così. Allora, perché devo perdere la mia meraviglia, la mia spensieratezza, perché ci sono delle regole del sistema di addormentamento planetario che ci fanno rimbambire, incoglionire tutti quanti? Poi una volta le riconosciamo e quando arrivano le accogliamo con un sorriso. Oggi mi vuoi bene, domani non mi vuoi più bene. E io permango nella mia spensieratezza. Ragazzi, si può fare. E da chi dipende? Dal fidanzato. Dipende solo da voi. Mi sembra così semplice da vedere, no? E il buddismo cosa ci racconta? Ci dice, guardate, che ogni attaccamento porta inevitabilmente a sofferenza. Ma dai, ma non ci avrei mai pensato. E cos'è l'attaccamento? Sono la paura di perdere qualcosa, non è così? La paura di perdere il fidanzato, la paura di perdere i soldi, la paura di non pagare le bollette, queste paure di cosa? La paura di cosa? E ancora un minuto, state lì ancora un minuto perché vi voglio dire un'ultima cosa, poi. Ma immaginate di passarlo al di là, quello che si chiama morire, e di osservare la vostra esistenza terrena. Si dice anche che sia così. Beh, se fosse così, no? A un certo punto muori, perché prima o poi questo capita a tutti, perlomeno sul piano della personalità, e quel giorno tu guardi la tua vita. Adesso immaginate così, beh, scherzosamente, di guardare la vostra vita. E di cosa vi accorgereste subito? Guardate le vostre preoccupazioni quando siete di là, guardate la vostra vita terrena. E poi a un certo punto mettete la vostra attenzione su quelle che sono state le vostre preoccupazioni. Non vi sentite un po' rimbambiti? Non è così? Vedrete quella volta che vi siete preoccupati per questa cosa, voi la guardate e poi dite, ma in che stato di coscienza ero in quel momento? E vi renderete conto che in quel momento eravate addormentati. Continuate a guardare la vostra esistenza e vi rendete conto in un secondo
No, io che vi spiego per 30 anni le stesse cose. In un secondo guardate la vostra esistenza e vi appare chiaro, evidente, che dite, ma guarda, gli unici momenti importanti che ho vissuto erano i momenti di innamoramento. Vi ci vuole tanto. Perché? Perché i momenti di innamoramento, voi, in quei momenti voi depositate delle gocce di sapienza, di saggezza, di bellezza, di armonia nel vostro cuore e, come dice Gesù, fatevi un tesoro nel regno dei cieli, perché quello resterà con voi per l'eternità. Quindi voi siete andati di là, avete perso istantaneamente, dal momento della morte, il conto in banca, l'automobile, avete perso tutto. Guardate tutto quello che avete perso e dite, ma cosa mi è rimasto dell'esistenza terrena? E lì istantaneamente, istantaneamente, vi rendete conto che qualcosa si è depositato dentro di voi che non vi abbandonerà mai. La vostra capacità di percepire la tenerezza, i momenti di meraviglia che avete vissuto, i momenti di spontaneità, di innocenza. Quando avete dato una mano a qualcuno, quindi, quando avete accolto qualcuno, quando avete abbracciato qualcuno, quando avete sorriso a qualcuno. Insomma, quando la vostra anima era presente. Non vedere quello che vi sto raccontando, secondo me, è segno di uno squilibrio mentale. Perché ci vuole Einstein a capire questa cosa così semplice. Va bene, dai, aprite gli occhi, non vorrei che cominciate a russare. Non è semplice, evidente, o no? O mi sto inventando io, mi faccio un giro. Immagino che voi capite, magari poi dite, boh, in effetti stavo pensando se avevo chiuso il gas. Non è così, a me sembra tutto così evidente, o mi sbaglio, non è evidente, non è evidente. Vediamo qualche altro aspetto. Se ci sono delle domande, volentieri. Quando mi arriva la bolletta, me la paghi tu? Gesù era bravo lui, perché lui era figlio di Dio, ma io non sono il figlio di Dio, io ho dei problemi esistenziali. Non è così? Vabbè, insomma, queste cose le conoscete. Che c'è sempre questa patina, soprattutto, no? E quindi anche il discorso dell'essere bambini, e c'è questa patina sopra, dove tutti gli aspetti belli sono stati, quindi il gioco è stato trasformato e a punteggio e quindi a competizione ed è stato eliminato, il senso di meraviglia è stato tolto, ingenuità, no, sei un deficiente, se sei ingenuo, quindi hanno messo la patina. Però mi viene anche in mente, sembra che non ci sia relazione, quando si legge il Vangelo, perché anche lì siamo stati educati. E quindi già come imprinting da piccini, una cosa forzata, quel significato gli hanno dato, e quindi uno magari quando legge le parole dentro c'ha l'idea del Dio che ti punisce, di avere paura di Dio, e quindi questa figura di Gesù anche in croce, la sofferenza, e quindi quando uno legge le parole non le legge con la gioia, ma c'è come se... Come un altro accento, no? Come dire, come certo. Uno usa un tono adirato che descrive un bellissimo vaso di fiori. Com'è bello quel vaso di fiori, come fa a trovare un significato di gioia? E quindi magari sempre più spesso mi rendo conto che a volte l'accesso non c'è, perché è come se ci fosse un accento sbagliato, come se io avessi un accento sbagliato per leggere certe cose, e quindi il significato non c'è. Sì. Giusto quello che hai detto, no? E allora come agire? Primo bisogna riconoscere dove siamo arrivati, su quale pianeta siamo arrivati, perché raccontarsi delle storie non serve a niente. Siamo arrivati su un pianeta dove tutto ciò che è spirituale, tutto ciò che abbiamo detto stasera viene combattuto in modo anche pesante, anche attraverso degli obblighi, delle torture. Cioè, abbiamo passato 3 anni adesso in cui ci hanno fatto vedere... Cioè, pensate per esempio a tutto il discorso che vi ho fatto stasera e
Caipirinha e vigile attesa. Il protocollo. Cioè, pensate all'abisso che c'è tra la spontaneità, no? La, insomma, il curarsi. Caipirinha, sapete cos'è? Infatti io ho cominciato a bere la capirinha, che poi tanto vicino, funziona, eh? Bevi la capirinha e non ti ammali di niente. Ho detto, ma ha ragione Speranza. Non è tutto basato sul contrario di quello che abbiamo detto adesso. Sul controllo e non sull'affidarsi. Sul creare preoccupazione. Sì. Allontanando. Sì, sì. Quindi questo pianeta è organizzato sempre di più, ogni giorno si inventano qualcosa affinché noi dimentichiamo i principi evangelici, i principi spirituali. Non è chiaro per tutti questo? C'è qualcuno che ha bisogno di un doposcuola? No. Alle due quando finiamo questo incontro, alle due alle tre sto qua solo per i testoni. Siamo su un pianeta che è un pianeta di dementi? Sì? Bene, allora? Non è meraviglioso? Combattere contro il dragone, contro il draghi, contro quello là, non è meraviglioso? Non ci sentiamo come San Michele o San Giorgio col drago, come così. Questo è un altro aspetto della mancanza totale di paura, che è quella dei bambini ancora una volta. Vedete che ogni volta troviamo un principio spirituale, è tipico dei bambini. Noi invece queste paure ce le abbiamo e lavorano per farci ritornare. Ma quello che loro non possono fare, quindi che siamo in pianeta di dementi, che cercano di atrofizzare completamente le nostre capacità animiche, questo l'abbiamo capito. L'avevi capito un po' che questo è un pianeta di dementi? Non guardare il papà. Poco. E vedrai che un po' la volta. Che bello quelli i vecchi che dicono, ah, vedrai che quando sarai grande. Io mi sono sempre stato sulle palle quando mi sono così. E lui dice, ma chi sei tu, che vuoi? Quindi siamo su un pianeta di dementi, poi vabbè, tipo Matrix, una cosa del genere. E, però qual è il punto su cui noi possiamo fare affidamento per combattere questo sistema con efficacia? È che loro non possono fare niente quando la nostra anima è presente. Niente, non ci possono fare niente. E che noi siamo manipolabili nella misura in cui dimentichiamo i principi spirituali. E quindi tendono a farci preoccupare perché? Perché la preoccupazione, come abbiamo visto stasera, è uno dei principali aspetti della mancanza della presenza dell'anima nella vita, no? Non è bello sapere questo, che noi siamo invincibili? Attenzione, potrebbero anche farci fuori. Adesso vi spiego questa cosa, Ma come sei invincibile, l'altro ti fa fuori, l'altro ti spara, ti fa fuori. Che ragionamento è? Chi lo dice questo? Lo dice il boss, lo dice il Vangelo. Non preoccupatevi che tutta più vi uccidono. Ma come Gesù? Sei un po' strano. Al massimo vi possono uccidere, di più non possono farvi. Ma non è fantastico? A me fa ridere. È una cosa favolosa, non preoccuparti, tu più ti ammazza, l'ha capito, mi ammazza, c'è qualche alternativa, magari una purga, non so, cosa un po' più di leggero, non è fantastico? Il Vangelo non è pieno di queste affermazioni che sono la realtà matematica proprio, quando dice quella frase famosa che è completamente fuori di cervello, quando sarete perseguitati, gioite, risultate, ma era fuori di testa. Non leggere il Vangelo, so che non esiste. Leggi Topolino. Non è completamente fuori di testa. Allora, vogliamo vedere questi principi se corrispondono alla realtà o no? E guarda caso, il mondo delle preoccupazioni, il mondo di Matrix, il mondo dell'addormentamento è proprio quello che comporta poi la paura della morte. Perché il mondo in cui noi valutiamo il mondo, siamo fuori dal regno dei cieli, avete capito? Il regno dei cieli è qui, però io non lo vedo più, perché la preoccupazione non sono nel regno dei cieli, non sono spensierato come i bambini, se no un po' questo è l'argomento, no? La vita non è un gioco, per me è una cosa seria. In quel momento sono manipolabile, in qualsiasi modo, perché uno dice, ah, hai le preoccupazioni per le bollette? Le pago io le bollette.
ti do un credito sociale. Sapete come funziona il credito sociale? Sono geniali, guardate, io mi diverto tantissimo a vedere come questi dementi planetari si organizzano per farci diventare tutti deficienti. Ma è fantastico, hanno proprio uno sgarro, no? Ogni giorno c'è qualcosa di non preciso. Vedete? E sapete anche che hanno, dicono, ben presto non avrete più niente, sarete felici. Che è una frase evangelica. Però manipolata, cioè avrai tutto quello che vuoi in base ai crediti sociali. Sapete cosa sono i crediti sociali? Quelli che ci sono in Cina. Cioè, se fai bravo, ti do tutto quello che ti serve. Se fai bravo, te lo tolgo. Infatti, tanti si ritrovano senza, non possono più viaggiare, non possono più accedere al loro conto corrente con un click. È fantastico. Con un click, dice un click. E a chi faranno questi scherzi? Guardatemi in faccia, perché voi siete i principi. Perché no, perché voi dite, no, perché quella della cultura l'ho scampata. Cioè, hai capito? Mi spiego, non fatemi dire le cose strane. Però quella l'ho scampata, io vedo meglio. No, perché voi siete un obiettivo ben preciso. Un obiettivo preciso. Come possiamo far rimbambire quelle belle persone che si riuniscono, che pensano di essere così felici come quel demente che a Davos, si può dire a Davos? Tanto capisci niente nessuno. Dice, gli esseri umani sono convinti che esista l'anima. Gli esseri umani sono convinti che esista Dio. No, lascia stare. Lascia stare, giovane anche. Potresti anche, però, non prenditi un fidanzato così, perché è veramente un demente assoluto. Lui più demente del pianeta. Non so come si chiama, ma. Poi poi qui ci sono, ma no, qui ci sono, no, i complottisti. Sì, poi non dirlo adesso, perché non vorrei che poi le città della corrente, capito? E questo dice, gli esseri umani pensano che esista Dio. In realtà la scienza è Dio. Fantastico, la scienza è Dio. La scienza è quella dei protocolli, delle peppinine, della vicinatesa. Vabbè, il mondo sta cambiando in questo senso qui e sarà sempre peggio. Allora bisogna rendersi non manipolabili, avete capito? Bisogna che usciamo dalla possibilità di essere manipolati. Quindi, quando domani avrete una preoccupazione, non solo avete capito tante cose stasera, ma la cosa in più che possiamo aggiungere, che stiamo aggiungendo in questo momento, è che in quel momento siete manipolabili. Perché qualcuno vi prometterà di togliervi quelle preoccupazioni. Ma a che prezzo? E invece noi non abbiamo paura di niente, vero? Avete paura di qualcosa? Bisogna uscire da questo mondo. E allora siamo nella linea dei cieli e non ci possono più fare niente. E a quel punto cominciamo a essere contagiosi, il nostro fuoco si esprime, la nostra gioia di vivere si esprime, il nostro essere bambini. Non è così? Si ritorna un po' bambini. Perché senza preoccupazioni, non è così? Non è un gioco. Sono qua da voi adesso. Cos'è, una pena per me? Ora, vedendo in faccia qualcuno di voi. Però... non sentite che ci stiamo divertendo, non è così, mi sto divertendo, vado volentieri, ogni volta vedo delle situazioni belle, ho conosciuto Maurizio, ho conosciuto Michele, ho conosciuto le persone straordinarie, cosa vuoi di più? Cosa volete dalla vita di più? Cosa c'è, no? Poi domani andrò in giro ancora, vedrò delle altre persone belle, stasera sono con voi, non è un gioco questo. Non è che bisogna giocare a pallone per ritornare bambini, la vita è un gioco in questo senso, però... le preoccupazioni devono scomparire. Ci sono domande, ma preferisco, se no vado avanti senza senso. Ma anche il giudizio. Cioè, personalmente mi sento lontana anche quando sto nel giudizio. E mi rendo conto anche di essere circondata da persone che giudicano H24. Quindi oltre alle preoccupazioni... H24 significa tutto il giorno. Questo sapere. H24. Sì. Avere preoccupazioni, ma anche essere nel giudizio. Sì. C'è chi giudica costantemente le persone comunque che si trovano intorno. Ma non è facile, ecco, perché mi rendo conto che c'è proprio questa... Ma voi due siete le sorelle? Però. No. Ha detto anche lei prima, è difficile. Lei è difficile, lui ha detto non è facile. Non è facile perché... Perché mi rendo conto che... No, non dico... Che sono amiche tu, si vede. Sì. Si vede. Essere, cioè rendersi conto di la maggior parte delle persone con cui si interagisce
che sono costantemente nel giudizio, nell'esprimere un giudizio nei confronti degli altri. Me ne rendo conto, ecco. Fantastico. Quando capita a me. Certi momenti non vi ascolto più, perché mi piace che lei continui a toccarsi in mente. Sapete che. Perché mi concentro. Bravo. Toccarsi il mento favorisce l'aggancio con il mentale. Il mondo del mentale, anche io mi tocco spesso così. Infatti stavamo, se toccavano tutti e due così, sembravano due scemi. A volte non vi ascolto più, tanto lei ha detto la stessa cosa tre volte. Quando l'ha detto una volta, mi basta. Però voi avete paura di essere poi... Non capì. Bravo, grazie. Io adesso volevo dire questa frase, invece l'hai detta tu. Io dicevo che è difficile quando parlavi del rapporto genitore-figlio, no? Appunto, essere, rimanere nel regno dei cieli e quindi non farsi prendere dalla preoccupazione quando magari hai un figlio che ancora non sei sicura se ha imboccato anche lui, no, la strada giusta. E quindi stare zitto se mette le mani nella cassa, no? E non riuscire. Allora lì mi è venuto a dire difficile. Quindi dare fiducia comunque all'altro e vedere che è perfetto così com'è, no? E non intromettersi come genitore nel. Cioè, è sottile il divario, no? Tra l'essere presente e non essere invadente. E quindi mi è venuto di dire difficile. Certo. Il padre di Francesco, insomma, anche per lui deve essere stata una bella prova. Certo, sicuramente. Questo si chiama discernimento. Discernimento è la capacità di stabilire cosa è giusto, fino a quando lo puoi aiutare, sostenere e poi lasciarlo libero di fare le sue cose. Ragazzi, questo nessuno dall'esterno lo può dire. Questa è una cosa solo tua, e più diventi saggia. Però vedi anche lì, vedete cosa ha detto, è giustissimo quello che ha detto. È un figlio, non sai mai, non l'accompagna, la sua vita. Sapete cosa dice, quello che ho detto ieri. Ghibran, il libro di Ghibran, il profeta. Oggi stasera? Sì. Ah, già stasera? Ma che bella vita. Al corso di oggi. Non stasera, oggi pomeriggio. No. Che dice, i figli non vi appartengono, sono belle frecce che voi scoccate il vostro arco, voi date la direzione e poi loro vanno per i fatti suoi. Ma a volte torno. Se non tendi l'arco, una volta ritorna, non tendi dietro con un arco, col figliolo. Quindi è andata via lei e poi è tornata con lei e un bambino di 3 anni che adesso ho io quasi sempre, perché con lei lavora. Sei felice, quindi a volte si scagliano, ma tornano. Allora, ognuno di voi poi deve fare i conti con quello che è il suo destino e cercare di interpretarlo al meglio. Questo non c'è. Era una battuta, per me è una grande lezione questo bambino. Proprio in un momento che, comunque dopo questi 3 anni difficili, io ho preso la decisione di andare in pensione prima, perché io ero un poliziotto, quindi sono completamente scoppiata della pandemia. Guarda, qui ci sono 2 o 3 elementi che... sono scoppiata perché non mi ci sono più... Non ce l'ho fatta più a stare dentro il sistema. So che bisogna prendere le cose come gioco, ma io non ci sono riuscita e quindi mi sono fatta bene. In effetti, allora la polizia e giocare, in effetti sono un po' gli altri. Sì. E quindi questo bambino, all'inizio io non sono riuscita a essere... così bravo nel discernimento, l'ho presa un po' male, no? Il fatto è ora torni a casa, sto bimbo piccino, vivo. E invece è un grande maestro per me. Io, anche grazie a te. A me. Sì, anche grazie a te, a quello che ascolto, a quello che mi trasmetti, io riesco a... Ho pensato tu mi dicessi che ero il padre del bambino. No. Riesco veramente a vivere questa cosa di questo bambino, guardarlo con occhi diversi. Proprio veramente. Scusa. No, è anche mia figlia pure bella. Sono altre domande? Beh, però non ho risposto. Però pure era più un'affermazione. Era più un'affermazione, forse.
forse anche una domanda, tutte e due le posizioni. No, mi era venuto questo collegamento, no, sul fatto, ma anche il discorso stesso del Regno dei Cieli, no? Siamo nel Regno dei Cieli, tante volte la gente dice, ma chissà che... si ricollega ancora lì, perché qualcuno nella mia testa ha detto, ah no, ma il Regno dei Cieli oppure qualsiasi altro evento di illuminazione ci deve essere gli effetti speciali ultravivaci, se no non è... Chi me l'ha messo nel capo? Qualcuno me l'ha messo in testa. Quindi uno dice, magari succede qualche cosa di bello, no? Ti viene la gioia, eh? Ah no, ma non è l'illuminazione, questa illuminazione ci deve essere... Bravissimo. Ci deve essere qualcos'altro.